Quando col presidente Tajani ci ritrovavamo in qualche dibattito, io esordivo, un dibattito pubblico, io esordivo dicendo: signori, questo sarà anche il presidente dell'Europa, ma è un mio redattore, un mio dipendente, perché forse tutti non sanno che Antonio Tajani è un giornalista del giornale che il giornale ha prestato per di più gratis alla politica, ed ecco qui cosa è uscito, presidente Tajani. Antonio se ne andò dalla RAI per venire al giornale, mi sbaglio? Si è licenziato dalla RAI. E ovviamente, se parliamo di amici, ma quando vi dico amici, non fraintendiamo, amici perché condividiamo lo stesso, come dire, la stessa idea, la stessa visione, perché poi anche con Matteo Salvini, come dire, ogni tanto lui si arrabbia per quello che fa e non fa il giornale, e giustamente si arrabbia, e giustamente Matteo, noi ti facciamo arrabbiare, giusto? Non dobbiamo parlare. Uno, due, tre, vai. No, beh, il giornale sono 10 anni della mia vita. Mi sono licenziato dalla RAI perché avevo scelto di stare, non potevo stare in un posto dove si faceva il tesseramento del Partito Comunista. Per me era più forte di me. Una questione di io già con Rosa fatico, figuriamoci con Rosso. Poi ho fatto una scelta perché Montanelli era il paladino della libertà. È lo stesso motivo, quello di combattere per le idee nei quali credo. Io ho fatto solo una cosa nella mia vita, combattere per le cose in cui credo. Lo stesso motivo per il quale Paolo è uno dei responsabili, io decisi di lasciare la mia professione, ero il capo della redazione romana del giornale, per impegnarmi in una battaglia politica per impedire che nel 1994 il Partito Comunista arrivasse al potere. Ecco, queste sono state le mie scelte di vita, ne sono, ecco, di questo sono fiero e orgoglioso, le rifarei, sono felice di averle fatte e continuerò sempre e comunque a farle.